Educare le giovani generazioni ad una cultura del rispetto, della parità di genere e della non violenza. Questo l'obiettivo di Giù le mani, il diritto di contare, il concorso di borse di studio organizzate dal premio internazionale Semplicemente Donna è giunta alla sua terza edizione. Ed è molto importante perché affronta delle tematiche che sono di assoluta importanza, temi anche molto forti, quali appunto la violenza contro le donne, che vissuti dai ragazzi in prima persona, elaborati dai ragazzi attraverso il loro lavoro danno il polso della situazione, cioè del loro coinvolgimento su temi anche, diciamo, che sono temi non sempre semplicissimi da affrontare. Nella Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia di Arezzo, la cerimonia di premiazione che ha visto protagonisti i lavori realizzati dagli studenti e dalle studentesse di ben 15 istituti superiori della provincia aretina. Quasi 40 i lavori valutati, 10 le borse di studio consegnate. Quello che abbiamo notato è che i ragazzi, gli studenti, hanno veramente la necessità di portare nelle loro aule argomenti di storia quotidiana, e in questo caso stiamo parlando di violenza, di lotta alla violenza di ogni genere alle donne. Però quello che ci fa riflettere in questo momento è questa escalation di violenza giovanile, e questo vuol dire che probabilmente ci dovrà essere una triangolazione famiglia, scuola e istituzioni. Si avvicina così l'appuntamento con la 12ª edizione del premio internazionale Semplicemente Donna. La cerimonia di premiazione è in programma per venerdì 22 novembre al Teatro Mario Spina. Con il solito programma nutrito di eventi collaterali, ma soprattutto concentrato con gli incontri con le scuole, e quest'anno, se ci riusciamo, vorremmo coprire anche San Giovanni Valdarno, che è l'unica città della provincia che al momento è rimasta fuori, quindi vediamo se l'organizzazione e la logistica ce lo consentirà, però l'obiettivo da raggiungere è questo.